non l'ho voluto usare, dice che era un po' di invece di stare
dimanda anche della frutta. Un uomo come questo non lo troverete più. Che ora è venuto a casa ieri sera il vostro padrone? È rientrato molto presto. E che ha detto sua cognata quando l'ha venuto a rincasare così presto? Sembrava molto divertita. Aveva compagnia la signora Clorinda? Altro che compagnia, poveretta. Da lei non ci va quasi mai nessuno. Il marito poi è anche partito per degli affari. E siccome è un poco geloso, l'ha raccomandata al fratello. E quindi ella non tratta con nessun altro. Le fa buona compagnia il signor Fulgenzio? Se parlo non vorrei far male. Beh, mangiano insieme. E ridono a tavola? Sì, qualche volta. È grazioso veramente il vostro padrone. Mi ha detto che gioca qualche volta a carte con sua cognata, è vero? Sì, signora, gioca qualche volta. E vanno a spasso la sera? Io veramente non lo so. Ma perché me lo volete negare? Persone mi hanno detto per certo di averli veduti a spasso anche ieri sera. Va bene, può essere, ma... Fate conto che io l'abbia veduto. Ma allora, se lo so, perché me lo chiedi? Come ci casca bene il baggiano. E a che ora sono tornati a casa? Verso le 3. Hanno girato subito? Subito. E poi avranno giocato una partitina. Sì, signora, hanno giocato una partitina. Venga da me, che sta fresco. Ecco qui la lettera bella pronta, la volete sentire? Guardate qui che non prego. Eh no, ve la voglio far sentire. Mio bene. Ma bene, bene. Ma che cosa dite? Oh, niente. Dico che dite bene. Mi hanno tanto consolato le vostre righe che non ho termini sufficienti per spiegarvi il giubilo del mio cuore. E che giubilo? No, forse. Oh, sì. Io non vi capisco. Non vi capisco da me, pazza. Venite a consolare la vostra cara Giulietta. Con quella bella Grazia. Ma che maniere sono queste? Ci fa la rima. Ma mi farete fare delle brutte rime, finiamola via. Vedrete che non sono crudelaccia. Ma la vostra fedele, sincera, innamorata è Eugenia Pandolfi. Vi pare che abbia scritto dov'era? Sì, benissimo, ultimamente. Adesso date qui che la voglio chiudere io stessa. Ma la posso chiudere anch'io la lettera? La voglio consegnare io a Tognino. Fin qui non l'avete torto. Ecco. Venite qui, Tognino. Subito. Dite al vostro padrone che questa bellissima lettera io l'ho spacciata con le mie mani. Ma siete impazziti! E gli dite che voglio da me, che gli darò la risposta a voce. Come comando? Non dite di assaggiare la lettera. Glielo deve dire. Tognino, se glielo dite, ecco, vi do una moneta d'argento. Per sua grazia, con molto piacere. Dico che non gli dite niente. Mi perdoni, signora, ma la signora Eugenia ha delle maniere molto obbliganti. Bene, basta così. Siamo qui questa sera. Buonasera a tutti quanti. E questo è un brano tratto dagli Innamorati di Goldoni, interpretato questa sera da Tonietta Iurilli, Stefania Di Michele e Roberto Tazzioni. Soprattutto per un gruppo che
e per amalgamare bene questo gruppo. Vediamo se, se riesce un pochino a parlare. Allora, vabbè, facciamo finta che il microfono di quelli... innanzitutto rinnovo il grazie che Fabio l'ha fatto a tutti voi, veramente grazie, non solo a quelli che sono venuti adesso, ma a tutti quelli che ci hanno seguito per questi, direi, lunghi anni. Vorrei ringraziare, non è presente, io avevo anche fatto una telefonia di invitarlo, anche quello che ha poi iniziato qui a fare teatro 10 anni fa, addirittura forse oltre i 10 anni, Don Vito, che forse molti di voi ricorderanno, che fu lui l'iniziatore di quella che era allora, e lo è ancora in un certo senso, la filodrammatica di Santa Silvia. Noi in questi lunghi anni abbiamo cercato di migliorare, abbiamo cercato di fare tante cose, tanti spettacoli. Vorrei ricordare alcuni tra quelli che stasera non vedrete, quindi Assassino nella Cattedrale, e siamo andati a visitare Pirandello con L'Uomo, la Bestia, la Virtù, e ultimamente con Violà, abbiamo fatto Lavori di autori nuovissimi di Carlo Terrò, abbiamo fatto Avevo più stima dell'Idrogeno, che qualcuno di voi avrà visto, abbiamo fatto addirittura dei gialli, spettacoli di ogni genere. E continuando nei ringraziamenti, un altro grosso, enorme, immenso ringraziamento vorrei fare anche a Don Benedetto, il parroco di questa parrocchia, lo conoscete tutti sicuramente, ho l'impressione che sia in sala, quindi... fanno piacere, come l'affetto del pubblico. E un grazie anche a Don Luigi, che anche lui stasera è stato. Ecco. Adesso però non mi vorrei dilungare tantissimo, e voi siete qua per vedere lo spettacolo, e adesso c'è un qualcosa di veramente carino, no? Sì, infatti, qui siamo un pochino, ecco, come potete notare, ancora delle difficoltà ci sono. Ecco, qui adesso, fra un pochino, ci sarà una commedia molto simpatica, una commedia di un grande commediografo che voi tutti conoscete, Edoardo De Filippo, in Pericolosamente, interpretato da 3 colonne della nostra compagnia, Fiorella Mezzetti, Federico Sciarra e Gianpiero De Visco. Buon divertimento! Guarda qua, ti fanno andare. Se tu mara attorno a te, mormoria. Grazie signore, grazie assai. Mio marito non c'è, ma mi ha detto che sareste venuta. Ed eccomi qua. E che dobbiamo fare io e voi? Niente signora mia, rapido niente. E allora che siete venuti a fare? Giorni fa incontrai vostro marito, amico mio carissimo e vecchio compagno di scuola. Grazie signore. Come stai? Lui mi dice, io mi sono sposato. Bravo, gli ho detto io. E tu che fai? E io veramente mi sono trasferito a Napoli, perché la società dove lavoro, la società petroliere, società americana, ha aperto una succursale qui. Sto in albergo, però cercasse una camera in famiglia. Lui mi fa, ma che combinazione, ne teniamo una giusto noi, bella, piena di luce. Signore, combiniamo pure prezzo. Ed eccomi qua. E me, poi Arturo ne va a vedere quiz. Ehi, e già che ci sono, gli farò anche complimenti per il gusto sopraffino che ha avuto sposando. Voi che vedete, chi era un fiore. Come sono fatta che non mi conosco più. Mio marito stamattina mi ha sparato una volta. Ma sparata? A quegli altri volte li fai sparare. E fortuna mi ha colpito, perché madrone, chissà dove potete. Ma come stamattina l'ha sparata? E se non stamattina, chi dove spara sempre? Il primo colpo di rivoltella, me l'ho detto il primo giorno di matrimonio, a tavola, dopo il secondo piano. Ehi, veretta la frutta, e nemmeno di ferita. E se cazzo, la seconda volta, mi sparò la prima matita. O caffè. La terza volta è il giorno del mio nomastico! La doccia! E
scusami se non mi sono fatto trovare a casa. Ma no, non va niente, non va niente. Allora si chiude. Niente, sono chiuso a catta certi colpi di revolver che erano capito? Io ho parlato con tua moglie, però aspettavo te. Hai fatto bene, siete d'accordo. Poi sono d'accordo. Però te, ci ha fatto vedere la camera si chiude. Però te. Prima camero signore. Non ancora tu, ma non fa niente. Come non fa niente? Che l'anima no, sua avresti un piede se non tu compiere. Io non so cantare nessuno, tengo a casa un coppia di spalle. A sera mi cucco con i rombo che non mi sente più. Ma perché io non fatico? Fatico, tu vieni fresco fresco dall'ufficio e ti metti a comandare. Io vengo fresco fresco dall'ufficio e mi metti a comandare. Va, fammi sta zitto, non mi fa attaccare niente, va. Come? Tu come sei attaccato a Brieste? Del musetto, signorino. Signor, rispondi. E perché? Che se c'è un po' di dare certe risposte che ti fanno io sempre qua, poi? È meglio come sto qui, già? A proposito, ti pigliato il caffè? No, il caffè ancora non me l'hai trovato. Bravo, poi non l'hai già ce lo pigliamo insieme, te lo devi fare due caffè, già? Ha ordinato il signorino, due caffè, uno per l'altro strong e uno per il signorino. Preparaci due caffè. Perché? Rusiccio! Vai a togliere tu! Dorote, vuoi mettere che spalle un bacio pure? Prepara due caffè! Dorote! Prepara due caffè! Ma tu! Ma tu la che sei pazzo! Ma di che? Vuoi dire qual è? Vuoi dire qual è? Due caffè! Poi, ehi! Amo cornetto! Tu ne hai fatto? Che fatta tu le cogliuta? No, no, non ti preoccupare. Madonna santa, ci ha fortunato un miracolo. E cos'è niente. Adesso vi porto subito un caffè. Perché sapendo che sei bravi dal lavoro, l'avevo fatto la macchinetta fresca fresca. Brava te lo dai,
Ma come sei un delinquente? Sei un assassino, ma come non dammi mai una quarta d'ora? Spara in due modi, un pazzo la moglie! No, io ti denunzio, Vado lì al commissariato e ti faccio la denunzia! In galera ti voglio vedere! E sia ben chiaro, tra me e te è finito ogni rapporto d'amicizia! Ma quale delinquente? Ma che stai dicendo? Ma io faccio apposta! Faccio apposta! Non ti spiego come, mica, via. Dunque, tu devi capire che mia moglie, la quale è una brava donna, ma te non un carattere un pamo, che poi una cosa niente facesse a rotare. E poi, quello che mi disturba di più è che te la certa risposta, che tu veramente qualche volta la accedesse veramente, dai! Che cosa successe il primo giorno di matrimonio? Successe proprio una lite di queste. E come, di qua, di là, io poi, tanto per ridere una di queste pistole lì in casa, che no? E un po' come facette pigliare io, un po' che volevo scherzare, ma direi poi, e ci sparai una botte che qui, improvvisamente vidi il cambiamento, Dorotea diventò buona, gentile, servizievole. Michele, io da allora ho capito che questa mia è moglie sanna sparà, e da allora si curava della sparata un po' di cuore, non so come dire, capito? Aspetta. Fammi capire. Allora, un revolver è caricato a saldo. Hai capito? Tu non si sa pure un monte ci coprì. Io non tengo più sangue nelle vene. Brava Dorotea, caspita! Si è fatto tardi, io tengo un appuntamento. Aspetta. E tu non hai l'amore. Facciamo un'altra volta, non dico. No, qua un'altra volta. Io tengo l'appuntamento. Aspetta, e mo ti accompagni. Andiamo, Che fai, esci? Sì, esco, perché? Ti dispiace? No, ma non mi voglio male solo, sei tutto contento. Dorotea, ma tu non si fai contento? Ieri sera ti ho portato a te, all'altra sera si è venuto cinema. E mo stasera voglio uscire con un amico che non vedo da 15 anni. Anzi, resteremo fuori anche a cena, capito? Vediamo proprio la bella vita, Arturo. Ma che ti dico? Che tu non esci. Io esco, Dorotea. E tu non esci, Arturo. Dorotea, io esco. Tu non esci, Arturo. Dorotea, io esco. Tu non esci. Arturo, sparalle, chiamo cena. Naturale. Yamma Michele, che stasera succede? Thank you.
sempre in giro con la sua bicicletta. Vedrai, anche stasera verrà con la sua bicicletta. Ha sette spiriti come me, quella donna. Vai tu, Carla. Sì, vado io. Terribilmente tigri, e poi quando si trovano dinanzi a delle difficoltà
attendono ad usare il loro linguaggio nativo, che naturalmente è incomprensibile, dominando tutto e facendo perdere un gran tempo. No, senza dubbio i bambini sono i migliori, soprattutto quando li imparano a conoscerti e intendere meglio le tue maniere. Daphne lavora con me da anni ormai. E non dà alcun segno di crescere? Voglio dire, rimane sempre una bambina. I valori del tempo sull'altra riva sono completamente diversi dai nostri, sì. Madame, sì. Si sente buffa. Violetta, ti devo dire buffo nel senso di strano, ma non era potevo. La scelta della parola non è stata felice. Mi dispiace tanto. Non è il caso, non è il caso. Beh, madame, sì, quando è che si accorse per la prima volta di avere questi poteri, Quando ero piccola. Mia madre era lei stessa, una medium. E quindi ho avuto la possibilità di cominciare da ragazza, per così dire. Sì. E la mia prima trance a soli 3 anni. E la mia prima manifestazione ectoplasmica a 5 anni e mezzo. Che giorno emozionante fu quello. Non lo dimenticherò mai. Naturalmente la manifestazione stessa fu molto piccola e di breve durata. Ma per una bambina della mia tenera età, fu di grande soddisfazione. Oh, immagino la gioia di sua madre. Ne fu molto felice. E il futuro? Prevede anche il futuro? Decisamente no, signora. Disapprovo fortemente la lettura del futuro. Ma perché? Mi sono connessi molti empirismi e mistificazioni. Anche quando il dono è giovino, sa, il che avviene molto raramente. E non ci si può fare mai un sicuro affidamento. E in che senso, madame, non ci si può fare un sicuro affidamento? Sempre per il tempo, signora. Il tempo è lo scoglio su cui si infrangono le nostre piccole barchette mistiche. Intende quindi dire, madame, che il passato, il presente e il futuro sono la stessa cosa? Per gran tempo sono giunta alla conclusione che nulla è stato definitivamente provato riguardo ad alcun caso. Molto saggio da me. Insomma, se il signore se la prendesse un po' meno comoda, sono così impaziente. Non lo sia, signora, ciò rende tutto molto, ma molto più difficile. No, no, lei deve perdonare la nostra impazienza, madame. Noi possiamo benissimo aspettare? Non c'è da aspettare! Allora, o dunque! Ma sì, cosa dobbiamo fare? Fare? Ma non so tenerci per mano. No, questo avverrà dopo. Adesso qualche profonda, profondissima ispirazione d'aria fresca. Parlate pure, se volete, e non mi disturba affatto. Ma guarda un po', non mi disturba. Quel gufo laggiù è molto arrabbiato. Cosa dice, madame? Ho detto che quel gufo laggiù è molto arrabbiato, ascoltate! Ma come fa ad accorgersene? Dal timbro. Dal timbro? Esatto. Niente luna! Meglio così, del resto. C'è nebbia che sale dalla palude. Non sarà bene che accende il faro della mia bicicletta nel caso che qualcuno vada a sbatterci contro, voglio dire? Veramente non aspettiamo altri stasera, madame. Buonanotte, Angelino Mozzarella! Avete un tavolo? Può andare bene questo, madame? Sì, credo di sì. Questo è il momento che ho sempre restato. Forse si sente un pochino nervosa, madame. Sì, da piccola mi venivano le nausee. Meno male che le ha superate, madame. Luigino e Carletto aprono l'armadietto, cercano il mandorlato, trovano il pangrattato. È una cantilena un po' sciocca, ma Daphne piace moltissimo. Adesso dovete sedere tutti accanto a te. Vieni, Violetta. E posarmi sopra le mani. E le luci, madame? Ogni cosa a suo tempo, signor Pozzarai. Secca! Le dita devono toccarsi così. Vedo un giradischi lì dietro. Posso usarlo? Sì, madame, se vuole. No. Faccio io. Stia più comodo. Vediamo un po' che cosa abbiamo. No. Rachmaninoff, dove sono i dischi da ballo? Nella sinistra, madame. Oh. Trovati! Oh, Daphne,
quando la musica finirà, io spegnerò le luci. Allora può darsi che mi muova per la stanza o che mi distenda sul pavimento. Ma al momento opportuno prenderò questo piccolo caro sgarbello e mi unirò a voi a casa al tavolo. Mi metterò tra lei e sua moglie, signor Coserai, e poserò lievemente le mie mani accanto alle vostre. Devo pregarvi di non rivolgervi mai la parola o di fare alcunché che possa distrarmi, è tutto chiaro? Chiarissimo. Naturalmente, un'infinità di cose potete credere. Per fortuna gli spiriti cosmici in questo periodo dell'anno sono molto improbabili. Perché? Che cosa fanno gli spiriti cosmici? Non si può dire. Alcune volte assumono l'aspetto di un vento freddissimo. Oh, oddio, non sarebbe piacevole. Ed ora siete pronti a sgomberare le vostre menti? E intende dire, madame, che non dobbiamo pensare a nulla, eh? Assolutamente a nulla. Concentrarsi su di uno spazio o su di un colore indefinito è assolutamente il sistema migliore. Farò il possibile. Ricominciamo con la musica. No, smile, madame. Ma perché no, smile? Carlo, avanti. Sarà Daphne, avrebbe di fatto togliersi gli adenoidi. C'è qualcuno là? C'è qualcuno là? Se sì, batti un colpo. Se no, due colpi. C'è qualcuno là? Oh, cominciamo ad andare bene. Sei tu, Daphne? Come vai, raffreddore cara? Ti stai curando? Temo che tu sia un po' stizzita. C'è qualcuno là che voglia parlare a qualcuno di qui? Dici che c'è qualcuno che vuole parlare a qualcuno di qui? Sono io quella persona? È il dottor Bradman? È la signora Bradman? È la signora Conserai? Smettila! Comportati come si deve! È il signor Conserai? C'è qualcuno che vuol parlare con lei, signor Conserai? Gli dica di lasciare un messaggio. Devo pregarla seriamente di non fare dell'ironia, signor Coserai. Conosce qualcuno trapassato da poco? Beh, proprio trapassato da poco no. Però c'è un mio cugino impiegato di Stato, ma non credo che voglia cominciare come sa, non ci parlavamo da anni. E forse il cugino del signor Coserai, quello impiegato statale? Abbiamo fatto cilecca. Ormai non mi rimane altro che andare in trance. Speravo di poterlo evitare perché è così spigrante. Ma sia pure ciò che deve essere. Beh, scusatemi un momento, rimetto il disco. No, per cortesia, smile questa volta, no. No, smile, mi dispiace, ma non è prudente cambiare i cavalli durante la corsa, se ti spiego. Lasciatelo dov'è? Ma sciocchezza, caro. Ah, brutto, se hai voglia di fare scherzi, smettila, eh? No, non ho voglia di fare scherzi, non ho aperto bocca. Buonasera, caro.
oggi pomeriggio nel bosco. Mi sono macchiata di un peccato gravissimo. Sono tutta sconvolta. Senta come va. Clementina! 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 La confessione è un sacramento, non uno smacchiatore per coscienze. Vai avanti. Sì, dunque, devo essermi addormentata. E dopo un po' è arrivato lui, lo stesso delle altre volte, vestito di nero dalla testa ai piedi. E lo sa cosa ha avuto il coraggio di dirmi? Mi ha detto spogliati, ti voglio una... Clementina! Io tremavo tutta. E allora lui mi ha sfilato la gonna. Sa, quella blu che portavo domenica, quella a pieghe che quando mi sedevo si vedevano le gambe. Sì, quella che portavi alla prete. Uh-huh. Da Clementina! E così sono rimasta soltanto con le mutande. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora lui con gli occhi allucinati, non posso dirlo, mi ha messo le mani sul seno. Se no ce n'è uno. E mi sono svegliata. Hai sognato, Clementina. I sogni non sono peccati. E don Silvestro, non posso dire con lei la penitenza. Clementina, pensavo che fossi cambiata. Ma è vero. Mi sono sempre comportata come una ragazzina stupida, vero? Ma adesso sono una donna responsabile che ha il coraggio di dire quello che pensa. Ti amo! Ma non si può! Ma non è mica colpa mia se lei è un prete. Ma non si potrebbe sprecare. Ma Clementina, preti si nasce! Ma ho sentito di tanti preti che si sono tolti la tonaca. Non erano nati preti. Io sì. Migliorerebbero le cose se mi facessi monaca. Clementina! Insomma, dopo il diluvio non ci sarà più nessuno a giudicarti. Clementina, ma come nessuno, è? Oh. Non si può. Lo sai perché? Dov'è scritto? È peccato. Chi l'ha detto? Clementina, è peccato. Ma che peccato? Clementina, oh no. Clementina, non si può. Peccato che sia peccato, ma che peccato, sì, lo so. Peccato da cancellare, da rifiutare, da dire no. Se l'amore è peccato, Clementina, non riesco a capire, Clementina, è stato inventato, perché si è impadronito di me. Vedi, l'amore in sé non sarebbe peccato, è per me che è sbagliato, condannato, proibito, in assoluto vietato. Ma non è giusto che pure thank you.
mentre ascoltavo questi brani, perché questo è uno spettacolo musicale, anzi una prima esperienza di commedia musicale che noi abbiamo sperimentato qui a Santa Silvia e a cui siamo anche molto legati. Ormai sono passati 3 anni da quando abbiamo iniziato da questa nostra favola e a cui penso anche tutti gli altri della compagnia sono molto legati, perché è stata per molti anche una prima esperienza teatrale. A questo punto, in attesa che gli attori si preparino e si cambino i vestiti, e perché ci sarà tra un pochino la sensale di matrimonio di Tortombaio, e quindi richiede un pochino più di tempo nel cambio, diciamo nelle acconciature. In attesa di questo abbiamo un intermezzo di un balletto di 2 ragazze, Marina e Anita, di danza moderna sulle musiche di Profondo Russo. Thank you.
luce è sempre accesa. La porta è sempre aperta, la luce è sempre accesa. E il fuoco è sempre vivo, la mano è sempre tesa. Il fuoco è sempre vivo, la mano è sempre tesa. La porta è sempre aperta, la luce è sempre accesa. E se qualcuno arriva, non chiedergli chi sei. No. Quando mi stanno di base con questo toro così in vinda, ecco,
Prendiamo un altro animale. Crocodiglione, per esempio. Spaccino. Prendiamo il conigliolo, come lo chiami tu. Stammi bene a sentire, eh? Fai attenzione. Perché? Secondo te? Secondo me. Il conigliolo. Conigliolo, sì. Salta addosso alla conigliola. Giusto, però, queste sono bestie, non è che conoscono tanti altri divertimenti. Giocano a salvarsi in un toccano da là, giocano a colpolarsi. Poi io dico, tu non bastardo, che fai l'argentaccio. Va bene, lasciamo perdere questo discorso, eh. L'importante è che tu sia felice. Oh, è una cosa senz'altro. Oh, questo è importante. Tu sei felice. Io sono sempre stato come me medesimo, come me medimo. Secondo te io sono felice? Sì! Ma non ti sembra che a volte come se... come se ti mancasse qualcosa, no? No, a me non mi manca proprio niente, guarda un po'. Niente, non credo che mancasse qualcosa a te stamattina. Ho bisogno di confessarmi. Di nuovo? Ma se ti sei confessata stamattina? È un peccato di nuovo. È stimpa, ma sei peccaminosa, oh! Ho peccato la mattina, la sera, la montagna, peccare così, eh? Oh, non si fermi, io ti saluto, se non papà, te lascia l'impicciata dei fatti da gente. Se vedevo! Vai, no! Ciao. Oggi è un grande giorno. È l'anniversario dell'inaugurazione del negozio, sì, ecco. E il signor Van der Gelder lo festeggia facendo un viaggio. Ed anche io e il mio... capo cammesso, ecco, stavamo appunto per intraprenderne uno, non è vero? Si va a festeggiare a New York. New York? Sì, New York. Ma... ehi, avete sede? Posso offrire qualcosa? Oh sì, grazie, molto volentieri. Vado e torno. Oh, Mimi, non sapevo che il signor Van der Gelder avesse un socio tutt'altro che disprezzato. Oh sì, niente male, proprio niente male. Oh Mimi, un'avventura. Ma perché tutti hanno delle avventure ed io no? Ma perché a me manca lo slancio, l'ispirazione, oh, signora... Ecco qua, riserva speciale del signor Van der Gelder. Oh, che bello. Voilà. Gigi. Beh, visto che il signor Van der Gelder non c'è e che volete parlare per forza con lui, converrà che torniate un'altra volta. Vabbè. Beh, ma da che oramai siete qui, potreste, non so, festeggiare con noi l'inaugurazione del negozio, passare la serata insieme. Potremmo andare in un ristorante. Cosa dite mai? Non mi sembra il caso. No, ci conosciamo appena. No, signora, ma quello non deve pensare male. Io dicevo solo perché... Mimi, tu cosa dici? Oh, signora, ma noi dobbiamo mandare via tutta quella roba a New York entro stasera. Già, vedete, impegni di lavoro. Oh, e poi c'è quell'ordinazione per la signora Parkinson. Beh, se si tratta di buoni clienti, sarebbe davvero una cortesia recapitare la merce al loro domicilio. Se la cosa è ingombrante, possiamo aiutarvi io e Barnaby. Sì, voglio dire, si potrebbe. La commissione dovrebbe impegnarci al massimo per l'intero pomeriggio, ma avremo la serata libera. Barnaby! Accompagniamo le signore a fare una commissione a New York e poi andremo tutti a cenare al ristorante. Al ristorante? Oh beh, al ristorante! Al ristorante!
torniamocene nel nostro negozio, non se ne fa nulla. Nulla! Signora Molloy! Signorette, io non vado con chi non mi gradisce. E credo che il vostro capocommesso abbia fatto ben capire che non siamo di suo gradimento. Buongiorno! Non sono molto lieto di aver fatto la vostra conoscenza. Signora Molloy! Voi pensate, immagino, che non siamo abbastanza eleganti per voi? Oh, bene, non voglio esservi difeso. Buongiorno, signorette. Signora Molloy, noi vogliamo avervi con noi più di qualsiasi altra cosa al mondo. No, non è vero, ma guardatevi. Oh, guardali, mi guarda che broncio hanno tutti e due. Signora Molloy! E allora sorridete? Su, avanti, sorridete! No, no, così non basta, Mimì, vieni, mettiamo le cose. No, un attimo! Sorridi, banda di testone! Ma che cosa si può fare se la mia bocca non riesce a sorridere più di così? Ma fate qualcosa di divertente. Ma noi non sappiamo cantare, signora Molloy. Stiamo perdendo il nostro tempo, Mimì. Questi due non ci vogliono. Non ci vogliono. Cosa sai cantare, va? Conosciamo solamente marcette militari. Noi conosciamo solo delle marce militari. Questo non ha alcuna importanza. Se volete che veniamo con voi, dovete cantare qualcosa. It's a long way to Tipperary, it's a long way to Rome, it's a long way... Yee-haw! Dicembre con un concerto di Natale al quale siete tutti voi invitati e prossimi spettacoli che saranno dati qui a Santa Silvia da sabato prossimo fino al 16 dicembre, sono sabato prossimo sarà Noi si vola e domenica ci sarà un concerto lirico. Mentre noi come complesso teatrale Santa Silvia ritorneremo qui in questo teatro con una nuova commedia che per la prima volta sarà diretta da Fiorella Mezzetti. La commedia prossima del 7, 8 e 9 dicembre, che anche questa è conosciuta abbastanza da tutti, sarà tratto anche un film, è La strana coppia. Quindi vorrei vedervi ancora tutti qua per queste tre date, 7, 8 e 9 dicembre. Se ancora ci sarà il 15 dicembre un concerto, e il 16 dicembre, come dicevo prima, concerto di Natale. Adesso è... siete tutti invitati. Certo. E sarà anche il concerto di Natale ad Invidia, quindi chi vuole prendere l'invidia la settimana precedente può farlo presso gli uffici parrocchiali. Fabiola chiedeva se è il caso. Sì, io direi che è il caso. Noi subito dopo la rassegna inizieremo un nuovo lavoro musicale, una nuova commedia musicale che forse molti di voi ricorderanno. È stata fatta 10 anni fa al Teatro Sistina, interpretata da Renato Raschel e da Gigi Proietti, che allora fu lanciato proprio da questa commedia. Si tratta di Alleluia, brava gente, e da 20 anni non viene più rappresentata in nessuna parte d'Italia. Noi siamo riusciti ad ottenere, grazie a Galinei, che ci ha dato così il libretto, e la possibilità di rappresentarla. Quindi speriamo, il più presto possibile, di ritornare con voi con questa nuova commedia musicale. Adesso vi vorremmo dare, come abbiamo fatto fino a questo momento, uno stralcio dei lavori fatti, vi vorremmo dare un piccolo anticipo, proprio la canzone che è il leitmotiv di tutta la commedia, che è Alleluia, brava gente. Adesso, prima di chiamare sul palcoscenico tutti quelli che la interpreteranno, vorrei ancora ringraziare tutti voi, ringraziare i nostri collaboratori più vicini, più diretti,
coloro che fanno le musiche, il tecnico della musica, non solo tecnico, ma anche arrangiatore dello spettacolo prossimo di Alleluia Brava Gente, che è Marcello Bronzetti, che vi auguro. Chiamare se possibile chi sta dietro le quinte, Mario Ramello, che da tanti anni il coro è stato diretto da Paola Platania, non so se lo sa. Grossissimo, anche per quanto riguarda aggiunge un posto a tavola, e sarà un altro enorme aiuto per quando cominceremo le prove di Alleluia Brava Gente, e Mauro Salieri come direttore di scena. Ecco, un'ultimissima cosa per ricordarvi: questa serata noi l'abbiamo organizzata anche per avere dei fondi per la solidarietà della parrocchia. C'è un fondo di solidarietà qui in parrocchia che provvede a vari bisogni del quartiere e anche fuori del quartiere. Quindi qualcuno ha già fatto delle offerte, qualcuno scende con meno di 1000 lire, 500 lire, quello che è, insomma, andrà completamente al fondo parrocchiale. Detto questo, non mi resta che chiamare gli interpreti, quelli che saranno gli interpreti del prossimo lavoro. Quindi, se non vanno entrati, adesso neanche me li ricordo tutti, ma comunque Gian Piero del Vito. Signor Van der Gelder, il vostro padrone. E come potrebbe essere altrimenti?
Lui sta invecchiando. Ed io se continuo ad alzarmi alle 5 di mattina, a prendere il negozio, ad andare a letto alle 8 di sera, continuo a salire di promozione in alto. Lente o non è? Ah, accidenti, mister socio. Ragione di più, quindi, per cercare di procurarci un po' di vita e un po' di avventura finché siamo in tempo. Allora, vieni, parlati. Senti più, il lupo mangia. Signor Quattro. Sì, Cornelius! Vedrai, avremo un mucchio d'avventure. Il mondo è pieno di cose meravigliose. Ce ne stiamo qui, intanati ai Yonkers, e non sappiamo nemmeno che esiste. Mentre in giro per New York ci sono persone meravigliose che vanno avanti e indietro. E poi ci sono le donne. Le donne. Sono così diverse dagli uomini. Ogni cosa che dicono e che fanno è così diverso che ti viene voglia di ridere in continuazione. Accidenti. Sono proprio diverse. Poi sono anche misteriose. Non sei mai sicuro di cosa gli stia frullando per il cervello. Hanno sempre come una specie di muro intorno. Un po' è orgoglio. È un po' è commedia. Scommetto che potrei stare per 10 anni con una donna senza essere mai veramente sicuro se mi ama o no. In questo momento sono in pericolo. Sono in pericolo di perdere il posto, e la casa, e tutto quello che la gente giudica importante. Ma non me ne importa. Anche se dovessi passare il resto della mia vita a spaccare pietre, sarò uno spaccapietre che una volta ha avuto un giorno meraviglioso, un giorno dedicato completamente all'avventura. Ma come faccio io a capire quando sta per arrivare un'avventura? Ah, non startelo a chiedere. Quando sei in un'avventura, lo capisci subito, stai sicuro? Sì. E metti che non lo capisco. Senti, combiniamo prima un segnale. E se mai si può trattare un'avventura come lo farai? D'accordo. Ad esempio, tu mi dici... Udino. Udino. Se mai dovessimo capitare un'avventura, tu mi direi Udino. D'accordo? Va bene, d'accordo. Ora andiamo già a mettere i vestiti della festa. Si va a New York! C'è nessuno? Pessime conseguenze sugli affari. Vado mai che
so, a un ballo, a teatro, all'opera. Vietato. Gli unici uomini che vedo sono commercianti di piume. Ti do la mia parola, Mimì. O sposo Van der Gelder, o mi vedrai saltare fuori da quel buco di negozio come un carro dei pompieri. Andrò a tutti i teatri, a tutti i balli e a tutti i ristoranti di New York. Sì, ma il signor Van der Gelder, non è simpatico. Che cosa vuoi che me ne porti, Mimì? L'unica cosa che conta, credi? Mi dispiace, ma oggi è festa e il negozio resta chiuso. Veramente non dobbiamo acquistare nulla. Ecco, io sono venuta solo per salutare il signor Van der Gelder. Beh, il signor Van der Gelder non c'è. Ecco, io, se posso essere utile, Cornelius Haeckel, suo socio. Ma, mi sa che è capocommesso. Harry Molloy, promisi al signor Van der Gelder che una di queste mattine sarei passata a trovarlo e così. Oh, beh, tra me e il mio socio non ci sono segreti, quindi... Oh, no, no, la mia è solo una visita di cortesia, così, fra colleghi. Ho anch'io un negozio, sì, un negozio di cappelli. Sono nel ramo modisteria e questa è la mia assistente. Mi chiamo Mimì e sono l'assistente della signora. Beh, ma non c'è fretta. Prego, prego, accomodatevi pure mentre parlo mi va di sotto a chiudere il negozio. Io vado a chiudere il negozio. Udino! Oh, prego, prego! Accomodatevi! Grazie! Vi ringrazio di questa accoglienza anche per me, che è stata una serata emozionante, ecco, nelle vesti di presentatrice, non sono nelle vesti. E quindi Fabiola Denisco vi ringrazia, Franco Cognazzi vi ringrazia, vi ringraziamo tutti. Ci uniamo. Può partire la musica del... Alleluia, brava gente!
siamo sul palco e tutti i collaboratori, tutti i ragazzi della compagnia che sono sparsi per la sala, questa sera vogliono ringraziare Franco, perché per tutti gli